Ehi, Reg, scusa. Ah, ma guarda, la riunione del Conduit Club è già finita. Volevo solo parlare con lei, ok? Per scoprire se potesse aiutarci. Ah, non vorrei giocare la carta del Reggio imbronciato. Sai che la odio. Una come lei non dovrebbe poter girare a piede libero. Ti sei scordato che anch'io sono uno come lei? No, tu sei diverso. Sì, lo so, io sono tuo fratello. E tuo fratello ti sta chiedendo aiuto per portare a casa la pelle. Se non vuoi farlo per me, fallo almeno per la tribù. Ok, di cosa hai bisogno? Grazie. Devo scoprire cos'altro può fare il nuovo potere. Per trovare i nuclei trasmettitori, la mia guida sei tu. D'accordo, inviato. Per la tribù e per te. Grazie, ti tengo aggiornato. Io non voglio aggiornamenti sugli sviluppi. A dopo, Reggio imbronciato. Ehi, sai quelle casse luminescenti che il DUP ha sparso per la città? Sì, le ho viste. Tracciano i nostri spostamenti. Beh, ho capito come usarle per, diciamo, assorbire nuove abilità. Voglio provare con il potere al neon che mi hai dato tu. Dato? E ho pensato che forse potresti venire con me. Perché non mi spieghi come funziona? Oggi ho raggiunto l'obiettivo minimo di spacciatori, quindi perché no? Brava bambina. Fanculo. Uno di quegli affari dovrebbe trovarsi tra la seconda e me. Sì, l'ho visto anch'io. Ci vediamo là. Ehi, Fetch, è qua sto su. Sto bene, io e i tracciatori di Conduit non ci capiamo. Beh, aspetta di vedere questo. Non mi sembra una grande idea. Ora sei da solo. Ehi, gente, avete visto una ragazza bassina, capelli viola? Un dio terrorista! Nessuna pietà, sparo per uccidere. Ho sentito degli spari. Ti ho detto che possono tracciarmi. Credo che fossero solo di pattuglia. Ne ho trovato un altro. Ho lasciato dei segnali sulla via. Vedi, è un indicatore al neon. Ho capito. Devi solo seguirmi. Fetch, so che torni da una ricca strage di spacciatori. Gli spacciatori mi hanno rovinato la vita, costretta a fare cose che non volevo. La loro droga... Mi ricordo, ma... Non dovresti avercela di più con i tuoi genitori e con tutte le persone che trattano i Conduit come diversi. È colpa loro se ti sei rivolta agli spacciatori. Vuoi dire quegli idioti attivisti della Lifeline? Esattamente, quelli che chiedono la tua testa. Ti danno la caccia Ehi, e ti piazzano un bel bersaglio sulla schiena. Sono loro che è quello che ti metto a tacere per sempre. Ehi, Fumino, vieni! Io mi sento a uccidere gli spacciatori per salvare la gente dalla droga. Anche gli idioti hanno il diritto di esprimere la loro opinione. È in qualche emendamento. Ti serve ancora aiuto? Non mi serve, ma lo accetto. Ehi, ecco quello io. Di quegli affari.
estremi. Questo ci voleva. Ok, ho trovato il prossimo. Tu continua a seguire gli indicatori. Ma quanto è bello ammazzare gli spacciatori, eh? Ti fa sentire vivo. Sì, ma visto che siamo lanciati, puntiamo ai veri bastardi. Sempre ossessionato dagli attivisti. Sto solo dicendo che zittirli una volta per tutte sarebbe il massimo. Sì, sì, come ti pare. Pensa a trovare nuovi poteri. Eccolo lì. Fatti prendere dalle tue convulsioni. Prima tu. Bene, bene, Fetch, vedo che stai ampliando i tuoi orizzonti. Mi compiaccio. Hai finito gli spacciatori? Ah, quelli della Lifeline mi hanno fatto arrabbiare, ma non ho ucciso nessuno. È stato solo un piccolo trattamento laser. Sì, certo, ma mi sarebbe piaciuto farlo, non è vero? Devo ammettere che pestare quegli attivisti mi ha rimesso al mondo. Finita la caccia ai poteri, potremmo rifarlo, no?
uscita da qui. Vuoi venire con me una di queste volte? Non hai che da chiedere. Ho pensato a quello che mi hai detto su quegli sporchi fanatici della Life. Ah, sì? Sì, ora sono loro a rompermi le palle. Forse è il momento di scambiare. Ok, quando sarà il momento conta pure su di me. Sarà un appuntamento, ma con la morte. Ti chiamo appena scopro qualcosa. Yeah.